Ciao ragazzi e bentrovati di nuovo su Camperri. Allora, oggi sono qua col Barone. Come avevo detto nel primo video, mi piaceva, ci tenevo tantissimo a farvi fare un tour insieme a me del Barone. Quindi oggi vi porto con me sia all'esterno, prima all'esterno e poi all'interno del Barone. Veramente una carrellata, anche perché non voglio spacciarmi per un espertissimo tecnico quale io non sono. Ripeto, sono camperista dal 2016, ho avuto diversi camper datati, vintage, che amo e adoro, ho ancora moltissimo da imparare, però appunto ci tenevo e mi faceva veramente piacere portarvi con me alla conoscenza di quello che è il mio camper, ovvero Elnag Baron 579. E quindi io comincerei con l'esterno, magari subito dal gavone, che poi in realtà è veramente un garage a tutti gli effetti. Tate sono 300 kg, omologato 300 kg, volendo potrei metterci su anche una moto. Io ho un Harley Davidson, potrei mettere su anche quella. Poi l'altra cosa interessante del garage è che il letto appunto è variabile, modulabile. Qui questo vano, diciamo, c'è la truma combi, quindi boiler, acqua calda e riscaldamento. Proseguiamo con questo tappo, che non è nient'altro che la presa della 220, finestre Seitz, quindi oscurate, dicono degli esperti che non hanno più problemi di infiltrazioni. Questa è la cassettina per le acque nere, quindi non vado nello specifico, ma comunque ci siamo intesi. Queste due griglie sono gli sfiati del frigorifero. Porta di entrata con l'oscurante plissettato, quindi bellissimo, io mi trovo molto bene, perché qualora qualcuno dovesse bussare alla porta si tira giù l'oscurante e si vede subito chi c'è fuori. Cabina, quindi stiamo parlando di un semi integrale, facciamo una carrellata così. Cerchi da 16, veramente rispetto ai camper che ho avuto prima con i cerchi da 15 si sente notevolmente la differenza. Gasolio con la di blu, quindi Euro 6 a tutti gli effetti. Questo è il carico dell'acqua. Molto importante, gavone per le bombole. Chi ha visto il video precedente, ho spiegato la bombola ricaricabile del gas, secondo me è un'altra genialata. Truma combi scarico, e questo è il doccino esterno per l'acqua, che fa sia acqua calda che acqua fredda. Ok, questo era, vediamo un po' il posteriore, io lo trovo fighissimo. Tra l'altro c'è anche la retrocamera, che aiuta non di poco nelle manovre. Tra l'altro io sono, diciamo, vicino a un albero di ciliegio, quindi mi aiuta tantissimo quando faccio la manovra. Va bene, andiamo all'interno del camper e andiamo a scoprire le peculiarità di questo camper. Bene, il tour continua, siamo all'interno della cellula, o meglio qua siamo nella cabina. Non manca veramente nulla, dall'ABS al servosterzo, agli airbag, al cruise control, specchietti elettrici, finestrini elettrici. Un'altra cosa meravigliosa sono gli oscuranti plissettati, ovvero questa soluzione che trovo veramente comoda. Poi abbiamo appunto, come vi ho fatto vedere prima, la retrocamera, che io trovo veramente eccezionale. C'è un camper di 7,41 m, infatti le misure sono 2,95 m per altezza, larghezza 2,35 m per una lunghezza di 7,41 m, quindi è una bella sberla. E a mio avviso questa retrocamera è abbastanza importante. E dal climatizzatore ci sono 6 marce. Devo dire che come consumi non ho ancora testato molto bene, però devo dire che non è malaccio, non so se è perché è una nuova generazione, la di blu, o io che comunque ho un piede abbastanza che non spingo tanto, anche perché questo è un camper che volendolo si può spingere 140, a volte anche 150, perché comunque è un 2003 turbo diesel 140 cavalli, quindi devo dire che come motorizzazione è veramente, cioè, insomma, le prestanze ci sono. Quindi procediamo nella spiegazione. Qua ci troviamo all'interno della dinette,
una dinetta, a mio avviso, generosa, perché comunque si divide in due posti fronte marcia e poi si può anche, grazie al tavolo traslabile, veramente in diverse posizioni, adesso io con una mano faccio quello che posso, comunque potete notare, e poi c'è anche questa sorta di dinette face to face, perché qui comunque si può ricavare un altro posto o comunque eventualmente si può girare la postazione, così come questa postazione si può girare contro marcia, no, fronte marcia, nel caso dei viaggi, perché questo è un posto omologato, si capisce dalla cintura di sicurezza. Sotto questo posto omologato, e adesso vi faccio vedere, ci sono diciamo le due batterie, perché io ho deciso di mettere due batterie, comunque ve le faccio vedere e vi spiego. Dicevo, ci sono le due batterie NDS, che tra l'altro dovrebbero essere di ottima qualità. Io non ho messo le batterie al litio perché, per quanto mi riguarda in questo momento, io non ne ho bisogno, non necessito ancora di avere delle batterie al litio. Qualora io dovessi diventare un full timer a tutti gli effetti, probabilmente più avanti farò un upgrade montando delle batterie al litio. Poi abbiamo, sempre della NDS, un mega inverter da 1500 watt che diciamo utilizzo per ricaricare il PC, utilizzo per ricaricare le batterie della GoPro e soprattutto lo utilizzo per far andare un'altra genialata, che è il climatizzatore. Questo fa da inverter, quindi deumidificatore, climatizzatore, ventilatore, e fa anche un po' di aria calda. Perché un po' di aria calda? Perché non è un vero e proprio riscaldamento, diciamo che funziona in quella transizione di stagione, o quindi in fine estate o comunque quando inizia a fare un po' freschino, ti stempera un po' quella che è il freschino, perché non è che puoi utilizzare quello come riscaldamento al 100% del camper, assolutamente no, c'è bisogno della stufa e basta. Poi andiamo avanti, visto che siamo in tema un po' tecnico, vi faccio vedere la centralina, dove aziono la pompa dell'acqua, luce esterna, luce interna. Questa secondo me è un'altra cosa spettacolo, dove io posso vedere la temperatura interna e la temperatura esterna. Serbatoio delle acque, adesso sono al 66%. Sì, aspetta, questo qua 66% è il primo serbatoio, 0% l'altro di recupero che ho scaricato. Quando posso lo scarico, così alleggerisco un po'. Qua invece abbiamo la batteria della cellula, 14 volt, 100% carica. Tra l'altro anche qui non vorrei scendere troppo in tecnicismi, perché magari qualcuno più esperto potrebbe dire: ma che sta dicendo questo qua? Comunque, a grandi linee, per come me l'hanno spiegato anche a me, l'iManager ti fa vedere le due batterie. Queste possono essere collegate anche in parallelo, ovvero quindi sfruttare tutte e due le energie, quindi scaricarle contemporaneamente, oppure farle andare una alla volta, come in questo caso io sto lavorando, lei sta lavorando sulla seconda batteria, in automatico, perché io posso metterla anche in manuale. E questa secondo me è un'altra genialata che ho voluto sul mio camper. Mentre, proseguendo sulla centralina, questa è la batteria della cabina, 12,7, diciamo che va benissimo, interruttori delle varie luci, mentre questa è la Trumba Combi, anche questa veramente super super genialata. Prima freccia 40-60 per il boiler, quindi acqua calda. Io ho provato a metterla a 60 e l'acqua arriva bollentissima, meno male che ci sono i miscelatori e quindi non ci sono problemi poi per miscelare l'acqua. Io credo che, almeno per quello che mi riguarda, 40 gradi è più che sufficiente. Mentre la fiamma sotto fa partire la truma, con la manovella 1, 2, 3, 4, 5 si regola l'intensità di calore. L'ultima fiammella più 60 gradi, ecco qua la Trumba Combi, diciamo che si può combinare sia l'acqua calda che il riscaldamento. Visto che non sono troppo tecnico, ci tengo comunque a farvi vedere ogni particolarità del Barone. Qui sotto, ovvero sotto il sedile della dinette, abbiamo il serbatoio dell'acqua potabile, diciamo così, dell'acqua chiara, dove io all'interno ho già messo la sua pallina di silver di Acqua Travel, perché ci tengo moltissimo
ad avere un'acqua pulita. Io poi comunque vi faccio vedere da qui, che anche se c'è un po' di casino, mi piace ozonizzare l'acqua con questo strumento. Poi magari in un altro video vi spiegherò anche questo. Io trovo che sia veramente carino avere sempre un'acqua pulita, anche perché insomma io non la bevo l'acqua del camper, ho deciso di non berla, ma però comunque si va sempre a fare la doccia, ci si lava le mani, e visto e considerato che potrebbero esserci comunque dei batteri o l'acqua potrebbe essere contaminata, soprattutto della famosissima legionella, per quanto mi riguarda io cerco sempre di tenere l'acqua super super controllata. Anche con il tubo dell'acqua, quando faccio acqua ho installato il filtro dell'acqua, sempre dell'acqua travel, che si trova diciamo nei vari market diciamo importanti di camper. Non ce l'hanno tutti, o comunque si può acquistare online, e ci tenevo tantissimo anche a spiegare questo dettaglio, che non è un dettaglio ma secondo me è qualcosa di fondamentale: avere l'acqua sempre pulita e trattata. Poi tanti danno il consiglio che se il camper resta fermo o comunque non viene usato, di scaricare l'acqua. Anche io mi sento di dare questo consiglio, in quanto l'acqua è veramente fondamentale, importante che sia pulita, sanificata per la nostra salute. E qui si arriva, diciamo, in una parte importante, molto saliente, di quelle che sono la convivialità di un camper, quindi la cucina. Visto che siamo qua, parliamo un attimo. Io ripeto, la televisione in questo caso l'ho messa solo ed esclusivamente se qualcuno, qualche mio ospite, dormendo sul letto basculante, che adesso vi farò vedere anche questo, qualora volesse addormentarsi con la televisione perché concilia il sonno, c'è anche questa. Un bel pensile dove riporre, dove stipare un po' di alimenti. Il frigorifero, a mio avviso, è un 180 litri con la cella del ghiaccio separata. È un trivalente, quindi vuol dire che lui va a gas a 12 volt e a 220, ed è comunque un frigorifero automatico. Mentre il piano cottura ha un bel lavello col suo bel miscelatore, tre fuochi, anche se poi in realtà sempre per me, questi sono pareri personali, tre fuochi non si usano mai tre insieme, ma due sono più che sufficienti, perché quando si cucina si mette una pentola qui per bollire l'acqua, per esempio una pentola per fare il sugo, e già occupa in buona parte, in buona sostanza, anche il terzo fuoco, per cui secondo me già due fuochi sono più che sufficienti. Con il piezo elettrico, quindi non necessita di una fonte di calore esterna. Anche qui secondo me un buon stivaggio per gli alimenti. Gode di una cappa aspirante con la sua luce, e gode anche di una presa a 220, che può essere comoda se qualcuno vuole utilizzare dei, come si dice, mini pimer, frullatori. Mentre questo è il letto basculante, che io trovo veramente veramente una genialata. Anche qui non a tutti piace, perché appunto dicono che la mattina, se tu ti vuoi fare la colazione, ti devi inginocchiare, però io adesso sono seduto e intorno alla mia colazione, se voglio me la faccio lo stesso. E la stessa cosa se io volessi uscire dalla cellula, nonostante lei diciamo ostruisce l'uscita, se io voglio esco tranquillamente. Vita nel camper è così, cioè non possiamo pretendere di avere le comodità che abbiamo a casa, anche se poi oggi con un camper del genere, ragazzi, cioè c'è poco da discutere. Per non parlare, per chi dorme qui, oltre a questo blow, lasciate che è un po' sporco, ma lo Sky che c'è lì è veramente qualcosa di straordinario. Diciamo che è un maxi schermo volto proprio a farti vedere il cielo, le stelle la sera. È veramente spettacolare. Che altro dirvi? Io penso che la funzionalità di questo sistema basculante per me è spettacolare. Per quanto riguarda invece i cassetti, qui abbiamo il primo cassetto dove stipare le posate, il secondo cassetto, insomma io sono un po' così, ci butto dentro un po' di tutto, tovaglioli, mollettine, accessori vari. Secondo cassetto, tra l'altro adesso non si apre neanche un po', forse si è spostato qualcosa, ma questo è un cassetto più che altro dei servizi, dove ci sono i rubinetti del gas, perché ci sono i bicchieri qua davanti, vediamo se riesco a spostarli. Eccolo
eccolo qua, si apre così almeno vi faccio vedere tutto. Questo è un vano, sì, io ci ho riposto qualcosina, ma forse diciamo è più un vano volto all'ispezione dei rubinetti del gas. Mentre qui abbiamo un'anchina dove c'è a tutta profondità parecchio stivaggio dove mettere pentole, pentolini, eccetera, eccetera. E poi c'è un comodissimo carrello dove appunto io ci ho messo un po' di tutto, acqua, vino, olio, latte, insomma, quello che vedete. Questa è la cucina e per me è abbastanza, anzi direi, funzionale. Ora passiamo alla parte centrale del camper, lasciate perdere, poi vi parlo dopo di questo, ma parliamo della doccia. Questa diciamo che è stata la soluzione che io volevo, perché, accendiamo un po' la luce, volevo perché io necessitavo di un camper così, con la doccia separata rispetto a quello che è il bagno. Ma poi, a mio avviso, lascio un po' giudicare voi, cioè guardate che bello che è avere un bagno di questo tipo. Cioè, io mi chiudo, quindi separo la zona living dalla zona centrale o la zona notte, dove posso cambiarmi, fare un po' da spogliatoio, farmi una doccia in modo comodissimo. Tra l'altro, come vi spiegavo prima, doccia col saliscendi, il suo miscelatore e poi insomma un po' minimal, ma del resto ci dobbiamo solo lavare. Invece il bagno io lo trovo anche qua spettacolare, con la sua bella lucina, il suo stipetto anche qui e poi sotto tutta l'accessoristica per la pulizia del bagno, un po' la pulizia del camper in generale. Io credo che Elnag veramente rispetto a qualche anno fa abbia fatto un salto di qualità non indifferente. Tra l'altro ci tengo a dire che Elnag ha compiuto 50 anni, ha fatto il settantesimo anno, perché dal 1950, quindi voglio dire 70 anni di esperienza. Elnag è un'azienda italiana al 100%, dovrebbe essere un'azienda toscana, per cui io sono fiero e onorato di avere un camper a tutti gli effetti italiano. E adesso ragazzi lascio valutare a voi, faccio un attimo di silenzio, vi faccio giusto un 360 gradi e giudicate voi. Tra l'altro questa parte Elnag sul catalogo, visto che come accessorio dà un'altra tenda plissettata un po' come quella degli oscuranti, cosa che io vorrò acquistare in modo che riuscirò a dividere totalmente il bagno da anche la camera, quindi acquisterò la tenda plissettata in modo che io ho veramente tre locali, cioè in realtà è come se fossero quattro, perché c'è la zona living, la cucina, il bagno, la doccia e poi la camera da letto. Ma adesso veramente guardate qui ragazzi, c'è un camper che ha una stanza da letto come se foste a casa, comodissimo sia a salire che a scendere. Io prima avevo dei mansardati, nulla togliere al mansardato, perché poi il camper diciamo che è un po' personale la scelta, quindi esiste il mansardato, esiste il motorhome, esiste il camper puro, ovvero il furgone, il furgonato, e esiste il semi integrale come quello in cui io mi trovo adesso. E per me, per le mie esigenze, il semi integrale era ideale, soprattutto con questa disposizione, proprio come vi sto mostrando, quindi letto nautico, bagno separato dalla doccia, una dinette così grande dove ci si può stare in 5-6 comodamente a pranzo e a cena. E poi ragazzi, cioè voglio dire, guardate adesso la chicca di questa stanza, vi faccio vedere i dettagli. Cioè io come a casa alzo e ho comunque, cioè posso stipare un po' quello che mi pare qui sotto. E poi ci sono gli armadi. C'è un armadio, adesso vabbè di qua non c'è nulla, con gli scomparti. E ragazzi, se siamo un po' ordinati, ce ne sta veramente tanta di roba. Non ho ancora finito di riempirli. Anzi, sono diciamo all'inizio, perché fra poco partiamo. Quindi armadio, destra e sinistra, per lui e per lei, e un altro stipetto. Quindi io posso avere un armadio per me con il mio vano di stivaggio e il suo vano di stivaggio con il suo armadio, più il sottoletto.
oltre che insomma il gavone, avete visto lì, possiamo mettere di tutto. Mi piace farvi vedere anche dei piccoli particolari che sono questi, anche qui vabbè sono ispezioni, però posso metterci anche piccole cose se voglio nascondere qualcosa. E qua io vabbè ho messo le mie scarpe in questo momento, però sono piccoli dettagli che secondo me fanno la differenza. Bene, diciamo che vi ho spiegato tutto, non manca più nulla, nel senso il tour è stato fatto del camper. Ripeto, non sono sceso a troppi particolari, anche perché non sono un esperto, non sono un tecnico di particolari, ma ci tenevo tantissimo a farvi vedere quello che era il Barone. Tra l'altro, visto che siamo qua ancora in cabina, qua ci sono altri scomparti, diciamo la cappelliera, e anche qui non è poco, perché qua documenti del camper o comunque documenti vari si possono mettere, una bella cappelliera dove stivare un sacco di cianfrusaglie, un po' di tutto, e anche da questa parte, in questo momento è tutto vuoto, un altro diciamo ripostiglio è quello. Io qua ho tutto l'accessorio, un altro inverter, ho comunque accessori per la GoPro, luci esterne, un fornellino elettrico, e quindi diciamo che qua ho la parte tecnica per fare i video. Una bella specchiera, poi tra l'altro è illuminato tutto a LED, tutto touch, tra l'altro, a parte nella doccia e nel bagno. Niente, questo è il quanto, ragazzi. Mi auguro che il video vi sia piaciuto, vi sia interessato, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!